Anche questo venerdì è stato Palazzo Silone all'Aquila ad ospitare la riunione dell'unità di crisi per analizzare l'andamento epidemiologico dei dati. Si è parlato anche di vaccini, ma prima di sentire l'intervista realizzata con il presidente della Giunta Marsiglio, rapidamente il bollettino di oggi. Sono 43 i nuovi casi, meno 21 rispetto a ieri, su 4.657 tra tamponi molecolari ed antigenici. Questo significa che il tasso di positività è rimasto invariato rispetto a ieri, pari allo 0,9%. I pazienti in ospedali sono diventati 163, meno 15, 146 in terapia non intensiva, 17 in terapia intensiva. I guariti sono 155, il bilancio infine delle vittime più 3 rispetto a ieri, e questo fa salire il totale dall'inizio dell'emergenza a 2.478. Ed ora, grazie alla telecamera di Diego Martelli, andiamo proprio a sentire che cosa ci ha detto al termine della riunione dell'unità di crisi il presidente Marsiglio. Ancora una settimana con dati da zona bianca, ma conferma che la fascia partirà il 7 di giugno? Se la prossima settimana confermiamo questi dati, magari li miglioreremo pure, come sta accadendo anche in questa settimana, perché abbiamo avuto ancora meno contagi di quella precedente, quindi un indice che scende, si avvicina e poco sopra 30, può scendere ancora di più, e quindi consolidare questa condizione di relativa sicurezza della nostra regione. Se così accadrà, la regione Abruzzo sarà la quarta in Italia, dopo le prime tre che vanno in bianca la prossima settimana, cioè da partire da lunedì. Il lunedì successivo l'Abruzzo sarà la quarta regione in Italia ad accedere a questa classificazione. Purtroppo la norma prevede che noi possiamo fare come presidenti delle regioni soltanto misure più restrittive di quelle che imporrebbe il governo e che impongono i decreti applicati alla lettera, ma quando c'è una eccezione in positivo non lo possiamo fare. Ne prendo atto, mi dispiace, penso che Pescara avrebbe meritato magari questa settimana anche simbolica, diciamo, di anticipo dell'ingresso in zona bianca, ma non per una questione superficiale, è perché sono oltre un mese che sta in una condizione di incidenza sotto 50, e quindi crediamo che abbia oggi le condizioni per poterlo fare in sicurezza, senza avventurismi. Parliamo di vaccini, maturandi, qual è la situazione? Ricordiamo che fino alle 24 di oggi si può esprimere sulla piattaforma regionale la propria manifestazione di interesse. Siete contenti? Che cifre ci sono? Hanno risposto? Beh, ad oggi hanno risposto, già da questa mattina avevamo contato che almeno la metà dei maturandi avevano risposto, quindi è una risposta molto importante. Io sono molto contento e soddisfatto, è dal mese di marzo che tento di convincere anche, diciamo, i piani alti del fatto che si sarebbe potuto e dovuto concentrare la campagna vaccinale anche sui giovani che vanno a scuola, e magari in particolare su quelli dell'ultimo anno, che potevano così fare un esame di maturità molto più serio, molto più impegnativo. Comunque adesso lo potranno fare quelli che stanno aderendo, lo potranno comunque fare con una maggiore condizione di sicurezza. Quindi ringrazio l'assessore che ha lavorato insieme al suo collega all'istruzione, alla direttrice dell'ufficio scolastico regionale, perché sono riusciti a individuare le modalità per poter rendere possibile questa vaccinazione. Il commissario straordinario per l'emergenza, il generale Figliuolo, ha detto che prestissimo, credo dal 3 di giugno addirittura, potrebbe partire una sorta di vaccinazione a tappeto fino ai 16 anni in su. E noi siamo pronti a farlo e ad andare avanti sulla campagna vaccinale, come stiamo ampiamente dimostrando. L'Abruzzo è tra le regioni che vaccinano sopra la media nazionale, e quindi questo ci mette in condizioni di poter raccogliere anche questa sfida. Lunedì dovremo portare anche finalmente la delibera per iniziare con le farmacie la vaccinazione, quindi moltiplicare i punti di accesso. Si sta andando alla provincia dell'Aquila, ha già cominciato, e dal 4 inizierà anche Chieti, per i piccoli e piccolissimi comuni, dove si va a fare la vaccinazione massiva di tutta la popolazione nei piccoli centri. Anche la provincia di Pescara ha iniziato, e in questa settimana andrà a Brittoli, Vicoli, Abateggio, Sant'Eufemia, in accordo con i medici di famiglia di quel territorio. Quindi si sta
andando avanti, cercando di non lasciare dietro nessuno.